Buongiorno a tutti amici di Varesotto, siamo qui in Piazza della Repubblica sulla ruota panoramica e tra poco faremo il giro di interviste per tutti i personaggi che hanno dato modo di organizzare questo evento chiamato appunto Natale a Varese. All'evento Natale appunto a Varese con il presidente Dino Crivelli che ha organizzato questi mercatini di Natale. Gli vorrei rivolgere due o tre domande. Come è nata l'idea di questa organizzazione insieme ai commercianti? L'idea è nata soprattutto con il comune di Varese, con l'assessore al commercio che ha voluto trovare il modo di trasformare Piazza della Repubblica, che è una delle aree più grosse dove si possono poter organizzare cose del genere, e qui in sostanza non c'è solo un mercatino, ma c'è anche un modo per poter passare una giornata, perché ci sono tante altre attrazioni ed è l'insieme di queste cose che offre l'offerta di Natale Varese. Molto bene, infatti vedo che ci sono anche giostre per i bambini, divertimento un po' per i grandi e i piccini, esatto. Certo. Per i grandi c'è una novità che sono i go-kart sul ghiaccio, sul ghiaccio sintetico ovviamente, poi c'è una ruota panoramica che fa molto Natale e fa molto anche estero, se vogliamo, no? E quindi l'assieme di queste cose forma questa offerta complessiva dove pensiamo che la gente possa apprezzare. Esatto, è un punto di ritrovo per tutti, per i giovani e per le famiglie per Natale, è una bellissima iniziativa. Il prossimo anno avrete idea di riproporla? Ma l'idea è di continuarla. Fermo restando che bisognerà vedere tra un anno quali sono le difficoltà, però l'idea è di continuare a rifarla. Esatto. Siamo qui con il proprietario dell'Allegra Fattoria e l'organizzatore che ha permesso di mettere giù tutte queste bellissime giostre in Piazza Repubblica insieme all'Associazione Crivelli. Ci dica qualcosa. Siamo entusiasti di questa esperienza, già l'anno scorso l'abbiamo fatta con un estremo successo e quest'anno l'abbiamo fatta ancora con più voglia, ancora con più entusiasmo. Adesso bisogna tutto sperare nel tempo e sperando che la gente torni ancora più numerosa di quello che è già stato l'anno scorso. Esatto, e poi vorrei ricordare anche che voi fate d'estate sul lago e d'inverno appunto in città. È vero. In estate Luino e Laveno e in inverno in città, a Varese. Ora siamo qui nello stand del profumo delle isole del Lago Maggiore con il signor Antonio, il profumatore. Il profumatore in assoluto, perché questi sono prodotti assolutamente artigianali fatti a Varese e creati per le tre isole, l'Isola Bella, l'Isola dei Pescatori, l'Isola Madre. E grazie a Dio stiamo ottenendo un notevole successo, forse anche inaspettato, ma il prodotto artigianale ancora tiene bene, fa mercato. Esatto, e queste fragranze, quindi è lei l'ideatore? No, assolutamente, l'ideatore è Pietro Castellani, che ora si trova in negozio a Laveno, o forse a Intra, perché abbiamo aperto altre due sedi, e quindi è lui l'ideatore. Ha avuto l'idea di dire, ci sono fiori, piante e frutti su queste isole, rappresentiamo queste isole, isola per isola, con le proprie piante, i propri fiori, i propri frutti. Questo sta andando bene, sono tutti oli essenziali, quindi eau de parfum che le signore e i signori gradiscono tantissimo. Siamo qui nello stand di Satur Confezioni di Marostica con la signora Graziella, che ora ci parlerà un pochino dei suoi prodotti che, da quanto ho capito, sono tutti artigianali. Esatto, tutti fatti a Marostica, tutti in montone rovesciato naturale, un prodotto tipicamente italiano, e speriamo di lavorare.
Esatto, portiamo avanti il Made in Italy. Sicuramente, questo è proprio tutto Made in Italy, tesoro. È una ditta artigianale, le posso far vedere anche il nostro Deplian di tutti i prodotti che fanno in questo bellissimo posto, vede? Esatto. Quindi cappelli, sciarpe, diciamo accessori, pantofole da uomo, da donna, da bambino e cappelli soprattutto da uomo, quelli che riparano il freddo. Molto bene, io la ringrazio e le auguro un buon Natale. Grazie cara te, un buon Natale e speriamo di lavorare. Esatto. Siamo qui con il sindaco di Biandronno, Antonio Calabretta, che è venuto a visitare le bancarelle. Cosa dire? È una bella impressione? Assolutissimamente sì, devo dire e devo fare i complimenti a chi ha organizzato questa bellissima manifestazione a Varese. Ce n'era bisogno, lo dico con un puntino di nostalgia, perché sarebbe piaciuto anche a me, però è corretto che sia Varese, una città importante, ma soprattutto devo dire importante anche perché l'associazione Crivello, che io conosco molto bene perché nell'ambito del mio paese è riuscito a coniugare l'azienda Whirlpool con i produttori, e penso che in questo specifico momento sia qualcosa di veramente interessante e poi soprattutto fatto e organizzato molto ma molto bene. Esatto, è un punto di ritrovo e poi portiamo avanti un po' il commercio del Varese, insomma. Assolutissimamente sì, il Made in Varese o non il Made in Varese, l'importante è che sia Lombardia, Italia, forza e coraggio, esatto. Che ne abbiamo giusto bisogno. Esatto, e ce la possiamo fare e speriamo di essere qui anche l'anno prossimo e chissà mai che poi anche a Biandronno non possa nascere un qualcosa, magari più piccolino, ma insieme all'associazione appunto il Crivello. Assolutissimamente sì, perché come dicevo conosco Dino Crivelli ed è una garanzia. Perfetto, sindaco, io la ringrazio e le auguro una buonissima giornata. Ringrazio io voi e ne approfitto per fare gli auguri di buon Natale e un felice anno nuovo a tutti quanti, compreso voi. Grazie mille, grazie a voi. Buona giornata. Siamo qui nello stand Vecchia Brianza con il signor Alessandro che ci parlerà dei suoi prodotti. Allora, buonasera innanzitutto, noi siamo una cioccolateria, pasticceria, gelateria, ci troviamo a Sovico, nei pressi di Monza, e, diciamo, la nostra produzione del cioccolato è caratterizzata più che altro perché noi facciamo delle forme con il cioccolato, come per esempio questa qui. Abbiamo riscosso un discreto successo e speriamo di continuare così fino alla fine. Molto bene, infatti vedo che qua di prelibatezze ce ne sono parecchie e appunto complimenti anche per l'originalità della forma, addirittura il formaggio con la grattugia. Forse la scarpetta col plateau, il fiocchetto interamente in cioccolato, decorata su piumani. Insomma, un bel prodotto. Un bel prodotto artigianale. Io la ringrazio, signor Alessandro, e noi passiamo al prossimo stand. Siamo qui nello stand alla pesca degli animali con la signora Franchini, a cui vorrei chiedere, è felice di partecipare a Natale a Varese? Sì, felicissima, è una cosa che è molto piaciuta, siamo contenti, è un bel posto, stiamo molto bene, tutto bello, siamo contenti, bene. I bambini direi che sono quelli più felici di tutti. E sotto Natale direi che è un bel punto di incontro e mi auguro che l'anno prossimo possiamo essere ancora qua insieme. Mi auguro anch'io, infatti volevo fare un ringraziamento al Comune che ci ha dato questa possibilità già l'anno scorso, quest'anno molto bello, le casette così, è piaciuto, abbiamo visto che ai bambini poi piace proprio questa cosa qui e niente, speriamo in bene a Natale di trovarci tutti qui, Natale fino al 7 del gennaio. E siamo contenti. Ora siamo qui nello stand Società Artigiana Vasai con la signora Loredana che ci illustrerà i suoi prodotti. Allora, è un prodotto artigianale, sono tutti tegami fatti a mano per riscoprire i sapori di una volta, quindi qui cuciniamo come cucinavano i nostri nonni, quindi tutti i sapori buoni, venite a comprarli che siamo qui fino al 24 di sicuro. Esatto, quindi per mantenere ancora diciamo il gusto che
col tempo si sta perdendo. Esatto, perché la moda ci ha portato a acciaio, teflon, eccetera, eccetera, mentre i sapori, quelli più genuini e più buoni, si cuociono ancora qui dentro senza condimento, come facevano, dicevo appunto, le nostre nonne. Ora siamo qui con il signor Claudi del Brucomela, che di solito è il bruco del Lago Maggiore, perché fa sempre le tappe estive a Luino e all'Aveno, invece quest'anno il bruco si è improvvisato bruco natalizio a Varese. Quest'anno, in via del tutto eccezionale, ho portato anche qui a Varese per Natale il bruco, che sarebbe il bruco che va a Luino, l'Aveno, Angera, che viene qui per Pasqua. Quindi quest'anno abbiamo anche il bruco di Natale. Bene, signor Claudi, io la ringrazio e speriamo che tutti gli anni ci possa essere, oltre al bruco appunto del lago, anche il bruco di Natale. Infatti abbiamo già le idee che stanno lavorando per l'anno prossimo, ancora più bello, ancora più colori e una cosa ancora più di novità di quest'anno. Ora siamo qui nello stand Universo Legno con il signor Alessandro. Ciao a tutti. Quello che potete vedere sul mio banco sono tutte opere che realizzo io, tutte in legno, le penne, tornite a mano, matitoni, stilografiche, passiamo dai legni pregiati alle radiche, fino ad arrivare alla penne un po' di prestigio, in acciaio rodiato con gli inserti in platino, il portapenne tutto intarsiato in palissandro e in radica di mirto, e poi i taglieri in ulivo, i mortai, i macina pepe, tutte cose che faccio io per nella mia vita. Quindi tutte cose artigianali e direi anche una idea originale per un regalo di Natale. Siamo qui nello stand La Vigna con la moglie del titolare, a cui vorrei rivolgere due o tre domande. È il primo anno che siete qua? Sì, per questa manifestazione sì. Siamo spesso comunque nei dintorni di Varese, Malpensa Fiere, Piazza Montegrampa e vari mercatini nelle zone limitrofi, specialmente del lago. L'azienda viene da Montebello Vicentino, zona Gambellara. Noi siamo famosi per l'alta produzione dei bianchi, in particolare appunto il Gambellara Classico, che è una Garganega 100%. Con l'uva Garganega noi facciamo tre tipologie di vini. Facciamo il Recioto spumante, che è un passito, e il Vin Santo, con diverse lavorazioni. Direi che il vino qua ci vuole, perché freddo fa freddo, la giornata è grigia, meno male che c'è un po' di alcol a scaldare un po' gli animi. Abbiamo anche il Brulé bianco. Molto bene. Raro da vedere, molto raro da vedere, da assaggiare soprattutto, ma comunque noi lo facciamo bianco, proprio perché difendiamo la categoria dei bianchi del Gambellara. Cin cin, auguri. Anna, manca nessuno? Ed eccoci qui tutti insieme a bere per scaldarci un pochino dal freddo e direi auguri a tutto Varese e buon Natale. Auguri!